tutti, allora qua abbiamo un prodotto che io vorrei andare a aprire. Questa è una delle tinte che avevo preso su Machilalia, che si chiama Joanna e è la numero 35 Cherry Red, o ditelo come vi pare, e dovrebbe essere un colore rosso fiammante. E ho ripescato queste tinte qui, ne avevo comprate tre, una viola, una borgogna, una rosso fiammante, che è questa. E avevo provato, quando ero tutta castana, a farmi quella viola, effetto zero, non si vedeva niente, manco un riflesso, nemmeno se mi puntavo una lampadina a fluorescenza sul capo, quindi ero rimasta un po' delusa. Ho pensato di provare a rifare ora questa per cambiare un pochino, in modo tale che nella parte bassa, che nel frattempo da un castano chiaro si è anche un po' scolorito, vediamo se prende il rosso, ho pensato. La tinta avete, se volete potete vedere tutte le indicazioni su quella viola e trovate sul canale perché ve l'ho fatta vedere. È la stessa linea, sono tutte uguali. È una tinta abbastanza economica, si chiama Multi Cream Color 3D Effect, e ha un colore permanente e non credo che vi starò a rileggere tutto perché è abbastanza noioso. Se volete avere informazioni andate a vedere quel video lì. Comunque erano colori che dicevano che su un colore scuro davano un riflesso, ma a me non me l'avevano dato. Vediamo se adesso la mia idea è, magari quassù non si vede niente, ma nelle punte sono un po' più castanicce, biondicce, potrebbe vedersi qualcosa. Quindi io stasera me la vado a fare dentro ai classici strumenti, guantini, due paia di guantini, tre paia di guantini, non me lo ricordo. C'è una boccetta di cheratina, insomma un balsamo alla cheratina, la parte dell'ossigeno e la parte del colore, e credo che stasera, e le istruzioni, me lo andrò a fare e magari domani vi faccio vedere se si vede qualcosa oppure no. Sono curiosa, speriamo di non far un pasciugo. E niente, con questo è tutto, vi mando un saluto, ciao! Ciao a tutti, allora spero di essere a fuoco perché c'è un po' di casino, cioè vabbè. Allora, questo è il colore dei capelli che è venuto, io non so quanto lo vedete perché non c'è tantissima luce. Allora, che cosa ne penso io? Ma allora, stavolta un riflesso rosso almeno si vede, però questo colore doveva essere un rosso fuoco. È vero che la parte alta era fatta su un castano scuro, però la parte qua giù era fatta su un castano chiaro e boh. Cioè, secondo me a fatica si vede che è rosso, cioè si vede che è rosso, però diciamo che questi colori, per se volete un riflesso e avete una base di capelli castana chiara o più chiara, sì. Però se volete un colore sparato, no, cioè non so davvero se vedete il colore, magari poi nei prossimi video le vedete meglio, però veramente sono un po', cioè ieri chi mi ha visto mi ha detto sì, c'hai un riflesso rosso, però questo, cioè dalla scatola doveva sembrare un rosso tipo fiamma, un rosso Ariel, un rosso sparato, e questo come vedete non è. È vero che, ripeto, nella parte alta dei capelli avevo un castano scuro, quindi era anche normale venisse un riflesso, però qua giù non è comunque un rosso fiammante. E è, il colore è fatto ieri sera, quindi insomma non è che mi sia estinto. Quindi a me questi colori non mi hanno convinto un granché, ve lo dico sinceramente. Proverò poi anche il borgogna, magari ve lo faccio vedere, però costavano poco, ma ecco, sono più forse riflessanti o cose così. Poi se partite da un biondo platino magari no, però un castano non ce la fanno a coprirlo minimamente. E niente, con questo è tutto, se avete domande lasciate un commento e vi mando un saluto, ciao!